Ragazze, oggi nuovo video cosa c'è nella mia borsa mare. Eccola qua, rispetto all'anno scorso è stata cambiata ed è diversa, quindi la mia borsa mare è più grande e molto meno rigida. L'anno scorso, non so se vi ricordate, avevo quella fatta in cannucce, quindi era molto rigida e molto scomoda. Questa invece è stata molto molto comoda e l'ho anche messa in valigia per Creta, per le varie vacanze. Allora, cosa c'è dentro? Perché ho cambiato un po' di cose rispetto all'anno scorso. Iniziamo subito con l'asciugamano. Questo è un asciugamano che mi ha regalato mia cugina l'anno scorso ed è un asciugamano molto comodo perché è microfibra e occupa pochissimo spazio. La cosa che non mi piace è che ci mette, quando si impregna d'acqua, mi dà un po' più fastidio perché rimane tanto bagnato, però si asciuga dopo poco, anzi si asciuga molto, molto prima rispetto a uno in spugna. E questo qua è stato, l'ho piegato male perché aveva la sua tasca qua, prima quando me l'ha regalato ovviamente era nuovo ed era dentro questa taschetta qua che vedete, però non la riesco più a mettere dentro e quindi niente, lo piego normale, come un normale asciugamano, però ecco, è giallo, il mio colore preferito tra l'altro. Poi occhiali da sole, questi qua sono i soliti occhiali da sole e uso da ormai tantissimi anni i Ray-Ban e ovviamente al mare li tengo sempre in borsa se non ce li ho già addosso. Ovviamente crema solare, questa qua è la 50, l'ho presa da poco e i primi giorni di sole, i primi giorni di mare e non mi sta piacendo molto, mi sta facendo venire un sacco di brigole sulla fronte e tra l'altro non ha funzionato per niente in Grecia perché l'ho messa e mi sono mi sono comunque bruciata tantissimo la fronte, quindi alla fine non funziona un granché, tra l'altro è già quasi finita, sento. Quindi non ve la consiglio, ditemi se l'avete usata, l'ha usata anche voi, la 50 più di Lichtena. Poi una grossissima novità è la tenda. Eh sì, perché in Grecia abbiamo portato la tenda. Ovviamente non potevamo portare l'ombrellone perché in aereo dove lo mettevamo l'ombrellone? Quindi abbiamo preso dalla Decathlon una tenda di quelle parasole aperte, quindi non da campeggio. Ed è stata molto comoda perché l'abbiamo utilizzata una o due volte e quindi ci è piaciuta. Tra l'altro è molto semplice da montare e molto semplice da smontare, così mi ha detto Simo, perché io non ho fatto un granché effettivamente. Poi tra l'altro è molto leggera, quindi in valigia ci stava senza problemi. Cos'altro? Un costume di ricambio, questo qua è il mio costume di ricambio che avevo preso da... dov'è che l'avevo preso? Da Telly Whale. E niente, con i fenicotteri, niente di particolare, infatti lo uso solo come ricambio perché non mi piace, usato normale. E quindi ogni volta che si bagna l'altro utilizzo questo. Io odio avere i costumi bagnati addosso per troppo tempo, quando devo uscire dalla spiaggia, andare da qualche parte, ritornare a casa, devo assolutamente mettermi un costume asciutto, sono strana, lo so. Poi cos'altro? Ovviamente le carte, io le metto vabbè qua in questo sacchettino molto... molto chic e queste sono le carte di Paperino che forse, sì, mi sembra di sì, ve le avevo fatte vedere già anche l'anno scorso. Ovviamente libro, ho letto tantissimo durante le vacanze e di solito porto sempre un libricino, un pacchetto di fazzoletti, ma questo lo sapete, ce l'ho sempre in tutte le borse perché io detesto stare senza fazzoletti, devo assolutamente averlo perché ogni volta mi devo soffiare il naso, sono pazza con i fazzoletti, li devo sempre avere ovunque. E poi ovviamente un pareo, come vi ho già detto io adoro i parei e al mare lo utilizzo sempre o molto spesso, quindi per ogni avvenienza un pareo ci deve essere. Poi un elastico, anche se io preferisco le mollette e al mare mi vengono più comode, io almeno li metto un po' ovunque e sono senza problemi, invece gli elastici col salino mi danno un po' fastidio, quindi preferisco le mollette. Poi cos'altro in questa taschina? Ah sì, questo invece è un burro di cacao, è il burro di cacao con l'SPF, sì, con la protezione solare 15. Questa l'ho presa in Grecia perché appunto avevo le labbra che tutte rovinate, mi facevano male al sole, quindi ho dovuto prendere assolutamente questo in farmacia, però ovviamente gli ho chiesto un prodotto senza inci pessimo, quindi con un inci abbastanza decente ed è stato molto divertente cercare di farmi capire. Ho detto il più naturale possibile, alla fine mi è stato indicato questo ed effettivamente ho letto l'inci, non era male. Guardate che carino tutte le scritte e anche il profumo è molto buono, al mandarino dovrebbe essere, sì, al mandarino. E senza parabeni, siliconi, eccetera eccetera. Vi direi anche la marca, però purtroppo non si capisce. Gil
Sans, no, Sans Corres con la K, forse una cosa del genere. Comunque un buon prodotto, mi sta piacendo, l'ho utilizzato molto spesso, anche se sembra pieno, vabbè. In realtà l'ho utilizzato sempre e l'unico problema è che, come tutti i burri di cacao con l'SPF, fa venire tutte le labbra bianche, tipo da sci, però da sciatore, ma pazienza, al mare va bene, preferisco così che piena di herpes. Io purtroppo ho le labbra che sono soggette ad herpes, quindi al sole devo mettere una protezione, un qualcosa, non ci ho pensato prima di partire, per fortuna sono riuscita a trovare qualcosa lì nel luogo. Poi cos'altro? Vabbè, chiavi di casa, niente di particolare, e delle salviettine, no, una salviettina, queste sono quelle del ristorante, profumatine, e non so perché ce l'ho, però vabbè. Per quanto riguarda i capelli, io non utilizzo spazzole al mare perché preferisco poi spazzolarli una volta a casa dopo aver fatto la doccia, e poi ovviamente vado sempre a sciacquare e prima di uscire di casa cerco di bagnare i capelli, di mettere un olio protettivo, così poi non porto niente al mare, almeno quest'anno. Gli altri anni ho sempre portato un olio protettivo, quest'anno non ho trovato niente in commercio, non ho preso nulla, e quindi ho sempre utilizzato l'olio di cocco, o lo mettevo in uno spray e quindi portavo quello al mare come l'anno scorso forse, oppure direttamente appunto prima di uscire. Se facevo tutta la giornata, sempre boccettina piena di olio di cocco, capelli risciacquati dopo il mare, e poi ovviamente olio di cocco come se non ci fossero domani. Questo era tutto quello che porto di solito al mare quest'anno. Non è niente di particolare in realtà, niente di pazzo, però spero di avervi fatto almeno compagnia. Vi mando un bacione grandissimo, vi chiedo un mi piace se vi è piaciuto questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!